Ora, nella fase iniziale del colloquio di aiuto, a volte si può avere l'impressione, o meglio, si può avere la presunzione di aver subito capito tutto dell'altro che vogliamo aiutare, ciò che l'altro ci vuole comunicare. Già deve subire il valore, uno pensa di aver capito tutto. Per cui, dopo pochi secondi, si comincia subito a parlare, a rispondergli, saltando completamente tutto lo stadio iniziale della relazione di aiuto, che poi è fondamentale, è quello più importante, specialmente in una relazione di aiuto. È importante in ogni relazione, lo stadio iniziale di cui abbiamo parlato e di cui parleremo, ma specialmente quando si vuole aiutare una persona, lo stadio iniziale basato sull'ascolto, sull'accettazione, eccetera. È la base del rapporto. Mentre molto spesso questo si salta completamente, subito, già dopo pochi secondi, si passa alla prima fase del colloquio, cioè del colloquio di aiuto, che invece è una fase molto, cioè viene molto tempo dopo. E allora, vengo alla diapositiva di prima. In questo stadio iniziale, invece, come vedete, attenzione, non si deve far altro che ascoltare, che significa prestare attenzione, vedete? Prestare attenzione e esprimere così, riuscendo a stare attenti a ciò che l'altro sta dicendo, esprimere interesse e coinvolgimento in ciò che l'altro esprime, e poi osservare il comportamento. Vedete, questo è poi il comportamento. Se per esempio la persona stringe i pugni o digrigna i denti ogni tanto, oppure è rilassato parlando di certe persone, oppure non sorride parlando di altre persone, o si intristisce. Quindi osservare il comportamento. Bisogna prestare attenzione anche e osservare il cliente fisicamente. Fisicamente, cioè il suo corpo, il suo fisico, nel senso di abbigliamento, la cura di sé, se per esempio appare trascurata nel fisico, nella cura della persona, del peso, della linea, o nella cura dei capelli, o nel trucco, o nell'abbigliamento, appare trascurata, questo potrebbe essere per esempio dipendere da una situazione depressiva. Quindi osservare fisicamente. Siamo nello stadio iniziale in cui stiamo osservando soltanto, stiamo cercando di conoscere la persona. Prestare poi attenzione alla sua esposizione verbale. Vedete? Tre. Siamo sempre nello stadio iniziale. Ascoltare i contenuti e i sentimenti di quello che dice. Cominciare ad ascoltare, stare attenti anche alle sue parole, a ciò che dice. Nell'ascolto di ciò che dice bisogna essere selettivi, cioè non stare lì ad ascoltare in maniera, ma avere un metodo di ascolto selettivi, cioè ascoltare sì il fatto, cioè il contenuto di ciò che sta dicendo, gli avvenimenti, i racconti. Ma soprattutto bisogna cercare di individuare quali sono i suoi sentimenti, cioè come si è sentito nella situazione di cui sta parlando, o magari come si sente mentre in quel momento, mentre sta per i sentimenti attuali, mentre sta parlando, anche se non ce lo dice a parole, si riesce a cogliere, no? Insomma, questo stadio iniziale del colloquio, rappresentato nella diapositiva della prima colonna a sinistra, permette a chi aiuta di esprimere al cliente interesse e coinvolgimento, ma soprattutto permette di cominciare a capirlo veramente, cioè di cominciare a conoscerlo in profondità, le sue relazioni, le sue relazioni significative, i suoi sentimenti, i suoi bisogni di quel periodo, i suoi conflitti, i suoi problemi.
ascoltare è l'unico modo che abbiamo per entrare in contatto diretto e profondo con le altre persone, con chi ci pare. È l'unico modo per superare le barriere psicologiche che normalmente si frappongono tra le persone. Le persone tendono a frapporsi delle barriere che non si vedono, psicologiche. L'ascolto permette di superare queste barriere tra le persone, quando interagiscono tra di loro. Ora, più barriere saremo in grado di superare, più saremo in grado di capire e aiutare veramente le altre persone. Ma per riuscire a farlo, per riuscire a superare queste barriere, sono necessarie non solo l'attenzione, come avete detto prima, l'interesse, la calma, ma anche un vero interesse e curiosità per il mondo dell'altro, genuino, non falso, non artificiale. Insomma, sinceramente ci deve essere il desiderio di aiutarlo a stare meglio possibile. E allora si riescono a superare queste barriere psicologiche e entrare veramente in contatto.